Quando faccio un video, la parte che mi diverte maggiormente è quella della registrazione delle immagini. Quindi quest'anno ho deciso di fare un investimento che mi semplificasse la fase di montaggio velocizzandomela. E quindi ho acquistato il nuovo MacBook Pro con processore M1. Innanzitutto io sono Dario e sono un videomaker e utilizzo quindi il computer per montare video, sia per me che per le aziende che mi contattano e con cui collaboro. È quindi fondamentale per me avere una macchina che sia sufficientemente potente da garantirmi di poter lavorare con fluidità e velocità. Fin da quando ho iniziato a fare questa tipologia di lavoro, infatti, ho scelto di acquistare un portatile Apple perché innanzitutto mi consente di montare video in mobilità e poi utilizzo principalmente il software Final Cut Pro, che è appunto un software di Apple e che quindi non sarebbe presente sugli altri computer. Quindi la mia scelta era quasi obbligatoria, diciamo. Dal 2015 fino a un mesetto fa ho utilizzato un MacBook Pro da 15 pollici che avevo potenziato al massimo dell'epoca e che effettivamente mi ha dato grandi soddisfazioni, con cui ho girato e montato un sacco di video e me lo sono portato anche a spasso per il mondo. È stato un bel computer di cui sono stato molto soddisfatto. Verso la fine del 2020 iniziavo a rendermi conto di avere bisogno di una maggior potenza e quindi stavo valutando l'acquisto di un MacBook Pro da 16 pollici, che sembrava la cosa migliore da fare al momento. Fino a quando, a fine anno, Apple non ha presentato i MacBook Pro con il nuovo processore M1. Inizialmente ero un po' combattuto perché comunque si trattava di un sistema nuovo e sconosciuto, ma dopo i primi pareri entusiasti che ho letto online e con le premesse che comunque circondavano questo computer, beh, ho detto va bene, ci provo. Anche perché comunque andava a risolvere diversi problemi che avevo e potenzialmente rispetto a un portatile da 16 pollici con un processore precedente potrebbe durare maggiormente nel tempo questo computer, essendo un processore nuovo e quindi con un'architettura che verrà sviluppata maggiormente nel corso degli anni. Ecco, teniamo a mente questo discorso del fatto che il processore è nuovo perché è fondamentale. Un'altra caratteristica ovviamente che mi ha fatto propendere per l'acquisto di questo portatile anziché di un MacBook da 16 pollici con il processore precedente era proprio anche il prezzo, che andava a costare quasi la metà rispetto al MacBook Pro da 16 che avrei potuto acquistare per lavorarci in maniera veloce e fluida con il montaggio video. Quindi, quando ho capito che potevo risparmiare notevolmente, beh, ho detto va bene, diamogli un'opportunità. È un computer che mi resterà maggiormente nel tempo, probabilmente, che mi durerà, che ne so, altri 5 anni come quello precedente. È un computer che sarà potente e soprattutto altri vantaggi. Infatti uno dei vantaggi che ho apprezzato fin da subito e che mi ha spinto all'acquisto di questo computer è stato proprio il fatto che avesse un monitor da 13 pollici, che potrebbe essere considerato uno svantaggio, dato che ero abituato ad avere un monitor più grande, però fin tanto che sono a casa utilizzo un monitor esterno e quindi non noto più di tanto la differenza, mentre nel momento in cui sono in giro effettivamente mi porto dietro un computer più piccolo e più leggero, e questo è un gran vantaggio. Quindi prezzo competitivo, peso ridotto, velocità aumentata soprattutto nei programmi nativi Apple, che appunto, ripeto, per il mio utilizzo Final Cut è il software principale che uso per montare i video, e poi comunque ho visto che la maggior parte dei programmi che utilizzavo erano già stati ottimizzati, quindi andava benone, nessun problema. Ho detto molto bene, è il momento di procedere con l'acquisto e quindi ho contattato il servizio cliente online e me lo sono fatto spedire a casa perché era l'unico modo per averlo. E questo è un grande vantaggio. Oltretutto ho scelto di acquistare la versione potenziata di questo computer, quindi con 16 giga di memoria e con 2 terabyte di spazio di archiviazione su SSD, quindi il massimo che si potesse acquistare in modo da poter lavorare tranquillo e sereno a tutti i miei progetti video. Ovviamente, dopo essere passato dal vecchio al nuovo, mi sono scontrato con quelli che erano i difetti di questo nuovo sistema. E il primo e il più palese, ed è giusto sottolinearlo, è il fatto che questo computer nuovo abbia solamente 2 porte USB-C, che ok, si sapeva fin dall'inizio, ma non pensavo che fossero un disagio. Invece mi sono reso conto che effettivamente lo sono, fino a quando non ho trovato un adattatore che potesse riportarmi ad avere quella situazione che avevo prima di comodità, perché nel vecchio computer avevo praticamente tutte le porte che utilizzavo comode, pronte all'uso, invece qua solo USB-C. Vi devo raccontare la mia esperienza perché ho acquistato, prima di arrivare a questo adattatore che sto utilizzando adesso, un adattatore che effettivamente mi ha creato dei problemi, quindi vi sconsiglio caldamente di acquistare degli adattatori economici, perché io ho collegato degli hard disk esterni al computer
e ho rischiato di farli saltare perché quell'adattatore probabilmente non gli forniva corrente o magari era solo un adattatore difettoso. Ho scelto quindi di investire in un adattatore un pochino più costoso rispetto agli altri, ma che effettivamente funziona bene, o almeno per il momento non ha dato problemi. Oltretutto a tutte le porte che mi serve utilizzare è solamente un pochino scomodo perché comunque è ingombrante e non posso collegare niente al computer senza passare da quell'adattatore, quindi questo rende l'utilizzo del MacBook un pochino più scomodo rispetto al computer che avevo prima. C'è da dire che comunque l'adattatore è ottimo e lo posso portare sempre con me perché ho deciso di acquistare questa custodia borsa che mi permette di inserire direttamente l'adattatore sempre dentro, avercelo sempre a portata di mano e quindi non rinunciare a nulla ogni volta che vado in giro col computer. Un'altra cosa che mi sono acquistato per fare un passaggio un po' più agile da un computer all'altro è stato questo piccolo adattatore che da USB-C mi porta a USB-A e che quindi mi consente anche al volo di collegare qualsiasi cosa al computer senza dover passare per forza dall'adattatore grosso in caso magari non ce l'avessi sempre dietro o in caso per qualche motivo avessi bisogno di fare una connessione in più. Insomma, in sostanza, in qualche modo con questi accrocchi si riesce un po' a risolvere la situazione. Non è il massimo della vita e quindi ci tengo a dirlo. Però, insomma, una soluzione si trova sempre. Un giorno o l'altro la smetterò di gesticolare così tanto davanti al microfono, ma non è questo il giorno. Il secondo problema che mi sento di segnalare è che al momento, purtroppo, Big Sur non ci siamo, non è ancora pronto. È un sistema operativo che presenta un sacco di bug, un sacco di errori. Infatti, l'ho chiamato Bug Sur perché effettivamente. Questo sistema operativo rispetto ai precedenti mi sta dando un po' di noie, di fastidio, un po' di problemi. Ci sono un po' di cose che ancora non funzionano bene. È una cosa che si ripete ogni anno e fino alla fine dell'estate questi problemi non si correggono. Poi a settembre presentano software nuovo e si ricomincia da capo. Se potete, se avete un computer leggermente più vecchio, non aggiornate ancora a Big Sur perché non è ancora pronto per essere utilizzato. L'ultimo difetto effettivamente che mi sento di segnalare, perché non voglio parlare della Touch Bar, perché la collego al discorso Big Sur, è quello che ho avuto proprio nel mio campo, nel mio settore, nel montaggio video, perché nonostante Final Cut sia un programma perfettamente ottimizzato con questi computer, purtroppo i plugin esterni che ho acquistato nel tempo, che mi servono magari per creare degli effetti particolari, non lo sono ancora, infatti vediamo proprio nelle pagine degli sviluppatori la scritta non compatibile con Apple M1 e questo mi sta creando del disagio. La maggior parte dei plugin non erano fondamentali per tutti i lavori, ma spero che risolvano presto la situazione perché inizia ad essere un problema e per chi fa montaggio video con Final Cut potrebbe effettivamente rappresentare un problema, quindi consiglio di valutare attentamente questa cosa prima di acquistare questi computer, o almeno di aspettare, se proprio non avete fretta, che escano gli aggiornamenti. Un altro dettaglio che ci tengo a sottolineare è che, per esempio, il software di Sony che utilizzavo per fare le dirette non è ancora compatibile con questi MacBook con processore M1 e quindi per poter utilizzare la mia videocamera come una webcam, come ho già fatto in passato, e per realizzare altri video in diretta, ho dovuto acquistare un adattatore. Niente di trascendentale, però non vedo l'ora che aggiornino anche questo programma. Dopodiché, consigliatissimo, è un computer con cui mi sto trovando benissimo, veramente. A parte questi due o tre problemi che ho segnalato. Alla grande, la tastiera è molto comoda per scrivere, il trackpad è molto grande, il Touch ID è anche comodo perché comunque consente di sbloccare tutto con l'impronta digitale, quindi devo dire che anche come dimensioni da trasportare questo computer è molto comodo da utilizzare, mi sta dando grandi soddisfazioni, quindi non posso che parlarne bene. Però se non avete proprio fretta, come nel mio caso, che avevo fretta di aggiornare il computer per cambiarlo, per montare più velocemente, per poter lavorare meglio, vi consiglio di aspettare ancora un pochino, qualche mese, magari si assesta tutto e potremo finalmente utilizzare al massimo questi computer. Ma quindi, come va il montaggio con questo computer? Beh, non posso gridare al miracolo, ma posso già dirvi che quello che avete visto sul mio canale negli ultimi mesi non sarebbe stato possibile se avessi avuto il computer che avevo prima, perché ho avuto la possibilità, grazie a questo computer più veloce di montare più video, di montare più velocemente e quindi di portare più contenuti su questo canale. E questo per me è già un'ottima vittoria. Detto questo, non mi resta altro da fare che ricordarvi di iscrivervi al canale se vi interessa approfondire questi argomenti, lasciarmi un commento per farmi sapere che cosa ne pensate e vi do appuntamento quindi al prossimo video.